Siamo lodati Gesù e Maria. La bocca parla dalla pienezza del cuore. Abbiamo concluso così, ascoltando questa sentenza molto profonda di Gesù, sentenza che potrebbe dare anche tranquillamente il titolo a queste nostre riflessioni, perché sia la prima lettura che il Vangelo ci invitano proprio a riflettere su questo principio, che nelle parole che noi diciamo si esprime quello che noi siamo, quello che c'è dentro di noi. Questo vale sia per noi sia per le persone che ascoltiamo, per cui pensare a quello che diciamo è una cosa molto importante, e fare anche attenzione a quello che il prossimo dice, non per giudicarlo ma per capire cosa c'è in quel cuore, è molto importante. Sapete innanzitutto che c'è un proverbio da tenere presente, eh? Fissiamolo bene, io quando lo ascoltai mi è rimasto impresso e non me lo sono dimenticato più. Il proverbio dice così: il saggio pensa a quello che dice, lo stolto dice quello che pensa. Siccome molta gente è convinta che bisogna essere sinceri, non ipocriti, prova, sentendo questo Vangelo, no? Bisogna dire quello che si pensa, punto e basta. Questo non è proprio del tutto così, no? Andiamo un attimo con ordine. Riprendiamo alcuni passaggi della prima lettura. La prima lettura comincia anzitutto con un monito importante per ciascuno di noi. Fa questo paragone: cioè, quando si agita un vaglio restano i rifiuti, quando un uomo riflette gli appaiono i suoi difetti. È molto importante, capite? Cioè, vedremo che il discorso, il cuore di questa liturgia è attenzione a stare a chiacchierare male del prossimo, questo è sottinteso. Ma dicono i maestri di spirito che noi parliamo tanto male del prossimo quanto meno pensiamo a noi stessi. E quando saremo dall'altra parte, il nostro Signore ci dirà: senti un po', anziché starti a occupare di tutte le malefatte vere e presunte del prossimo, perché non hai fatto tu l'esame di coscienza, vedendo tu i difetti che hai, tu le cose che non funzionano, tu le cose che hai da rettificare e da convertirti, lasciando in pace i tuoi poveri fratelli, perché tu non sei migliore di loro. Questo noi dobbiamo sempre tenerlo presente. Questo è il fondamento della vera umiltà, no? Per cui nell'indugiare, dicono i maestri di spirito, che la persona santa pensa ai propri difetti e parla dei pregi degli altri, mentre la persona non santa parla dei difetti degli altri e non pensa a quelli propri. Allora, l'altra frase del Siracide è: la prova dell'uomo sia nella sua conversazione. Non lodare un uomo prima che abbia parlato, poiché questa è la prova degli uomini, e ancora la parola rivela il sentimento dell'uomo. Pensiamo noi adesso a tante parole che sentiamo dalla mattina alla sera. Che tipi di parole sentiamo? Perché ci sono parole e parole, no? Gesù nel Vangelo dice fa questa immagine: non si raccolgono i fichi dalle spine, né si vendemmia uva da uva. Io non sono un grande mangiatore di frutta, quindi correggetemi se sbaglio, ne mangio un po' poca, di poche specie. Dicono che il fico sia un frutto dolcissimo, talmente tanto dolce che insomma corre anche il rischio di farti venire l'overdose di dolcezza, no? Quindi che significa questa immagine che fa Gesù? Dalle spine non si raccolgono fichi dalle spine. Vuol dire che se una persona ha le spine nel cuore, quindi è spinoso, tagliente, quando parla non sarà pieno di dolcezza, sarà pieno di asprezza. Sarà sempre a tagliare e cucire del prossimo, sarà sempre la cretine quando parla, a volte il livore, la rabbia, capite? Quella quasi sottile contentezza nell'andare a indugiare sulle malefatte del prossimo. Questo non c'è niente a che fare con i discepoli di Gesù, capite? Sono cose più importanti. Si vende via uva da uva, l'uva, con l'uva si fa, questo lo sappiamo, se lo so bene, cioè, però mi sembra se ti fa il vino, no? Il vino che tra l'altro è proprio il frutto, cioè, la sostanza scelta da Gesù per trasformarlo nel suo sangue. Ricordate quando io arrivai qua 2 anni e mezzo fa, dissi: facciamo per un po' di tempo la comunione su tutte le due specie, adesso non la facciamo più, perché
perché il sangue di Gesù sacramentale simboleggia che cosa? Simboleggia il suo amore infinito, per cui certamente quando facciamo la comunione a tutto Gesù, sia se la prendiamo su una specie che su un'altra, no? Però questo segno, questa era l'intenzione, non so quanti di voi lo ricordo, ci aiuti a riflettere sull'amore, perché la prima cosa che dobbiamo, come dire, impostare tra di noi e con il Signore è un rapporto di amore soprannaturale, perché una comunità parrocchiale funziona se funziona l'amore verso Dio e se funziona l'amore fraterno, l'amore tra i fedeli, l'amore tra parroco e fedeli, l'amore tra fedeli e parroco, se no la comunità non funziona, non va bene. Allora che significa non si vendemmia uno da uno? La stessa cosa, sempre nel parlare, no? La dolcezza è il fico, la carità, l'amore è l'uva. Allora, proviamo a sentire tutte quante le parole che sentiamo dalla mattina alla sera, anche i discorsi ad alti livelli, no? Pensate anche, per esempio, oggi, queste cose che danno un pochino fastidio alle dispute politiche. Io dico, ma che bisogno c'è di stare sempre a parlare male di Tizio, a stare a parlare delle male fatte del prossimo? Questo ha fatto, questo non va bene, questo non va bene. Parla delle cose buone che vuoi fare tu, no? Lascia perdere quello che fa il prossimo, lascialo perdere, non c'è bisogno. È meglio che parli delle cose buone che vuoi fare tu piuttosto che delle cose male che fanno gli altri, o no? Oltre che essere una cosa più bella e che denota una grande nobiltà di animo, rende anche molto più simpatici, no? O no? È antipatico una persona che sta sempre a sparlamare a destra e a sinistra di tutto e di tutti, o no? O ci sbagliamo? Allora, qui Gesù dice una cosa molto importante che richiama proprio la parte conclusiva del libro del Siracide. Il Siracide dice: la parola rivela il sentimento dell'uomo. Gesù dice: la bocca parla dalla pienezza del cuore. Una persona che parla malamente, una persona, per esempio, tutta quanta la volgarità che c'è oggi in giro, brutta, cioè noi a volte le persone anche con molta leggerezza indulgono alla volgarità per abitudine, adesso lo fanno anche in televisione, però quando uno riflette, prova un attimo a fermarti e pensa quando ha una volgarità che si mette sulla bocca di un essere umano, è una cosa proprio brutta, perché le volgarità sono cose brutte che ci, come dire, che ci tolgono la nostra bellezza di figli di Dio, che deturpano la nostra dignità dell'uomo, no? Peggio ancora la bocca che prorompe in bestemmie, capite? Quindi il nostro modo di esprimerci rivela quello che c'è dentro il nostro cuore. E guardate, quando noi troviamo una persona che sta provando a camminare dietro il Signore, la riconosceremo da come parla, di cosa parla e soprattutto come parla. Cioè, non bisogna parlare mai male di nessuno, non bisogna mai insultare nessuno, criticare nessuno, insultare nessuno, mettere in luce le male fatte di nessuno. Questi non sono stili propri dei figli di Dio. Io già altre volte ho detto, non parliamo poi, adesso non so quanti sono pratici, di quello che oggi funziona sui social network. Lì non si parla, si scrive, ma è la stessa cosa, non è un problema del far sentire la voce. Di tutto, il peggio del peggio dell'uomo che emerge da questi luoghi. Allora, un'ultima notazione. Gesù dice un'altra cosa, un proverbio molto famoso. Perché guardi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo? Chi parla sempre male del prossimo, come ci ha ricordato il libro del Siracide, è persona che non vede i molti e più gravi peccati che ha nel cuore rispetto a quelli di cui parla. Capite? E il Signore con queste cose sarà, io ritengo, il Papa è d'accordo con me, quindi abbastanza severo. Cioè, le chiacchiere bisogna cominciare a metterci la parola punto. Perché però la parola appunto la metteremo tanto quanto noi interiorizzeremo profondamente. La maldicenza, ricordate un altro proverbio stamattina, la mattinata dei proverbi, l'ultimo, poi chiudiamo l'omelia. Ricorda che se qualcuno ti parla male di un altro, guardate cosa dovete mettere la firma, ricorda che quando tu non ci sei, parla male di te. Ci potrei scrivere un'enciclopedia su questa frase. Quindi attenzione, capite? Noi non dobbiamo giudicare il prossimo, però se vediamo una persona che sta sempre a parlare malamente dalla mattina alla sera, dobbiamo pregare per lui, perché nel cuore di quella persona non c'è lo Spirito Santo. Gesù ce l'ha detto,
La bocca parla della pienezza del cuore, ha bisogno di essere aiutata dalla nostra preghiera. Capite? Però non possiamo assecondare i suoi stili né metterci il carico da 90, e noi dobbiamo fare in modo di qualificarci. Capite? Fate in modo che di voi si possa dire: non ho mai sentito dire male di nessuno, non l'ho mai sentito insultare nessuno, neanche le persone che gli stanno antipatiche, neanche le persone che gli fanno del male, neanche le persone come abbiamo sentito domenica scorsa. Questo è proprio lo stile dei figli di Dio. Guardate, quando poi si canta così, si canta molto meglio, perché ogni parola cattiva che esce dal nostro cuore non soltanto rivela la cattiveria del nostro cuore, ma la aumenta, e aumentandola ci fa stare male. Invece chi non parla male di nessuno e chi usa bene il dono della parola da un cuore puro e santo, il primo benessere lo sperimenta dentro di stesso e lo spande in giro. Non si può stare sempre a sentire parlare male di tutti quanti. Il Papa nei giorni scorsi ha anche detto alcune cose, non so se avete sentito, in riferimento alla Chiesa. Cioè, non si può stare sempre a parlare male della Chiesa, sempre, sempre solo, cioè, anche in circostanze delicate, non è possibile. È brutto parlare male e non è edificante, no? Sì, è vero che nella Chiesa sono state tante cose negative, ma quante cose buone ci stanno da dire, quanti santi ci stanno nella Chiesa, quante cose sono state buone sono state fatte dalla Chiesa, quante cose buone fa la Chiesa anche adesso, capite? Se io sto a parlare male di cose anche vere, che faccio? Faccio male. Se io invece diffondo il bene, parlo del bene, incoraggio al bene, do fiducia, do speranza, sto bene io e semino bene intorno a me. Bene, chiediamo alla Madonna che ci aiuti a farci scendere queste cose, che possiamo imparare dalla sua grande dolcezza e grandissima carità, con uno stile differente di essere, di parlare e di relazionarci. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.